Eccoci qua. Buongiorno, buongiorno, buon mercoledì, Double News del 16 giugno, già finita l'estate, Riccardo, noi Ma no, praticamente siamo non a ancora, metà. non ancora, abbiamo ancora 3-4 giorni. 3-4 giorni, vabbè, allora godiamoci. Between the sheets intanto. Questa mattina fa Certo. caldo, 21 gradi. Stamattina hai iniziato a far sul serio, eh? A scaldare, sì, comincia a scaldare e sono 21 gradi, si prevede una temperatura piacevole oggi abbastanza alta. Sembra che possano venire verso sera dei temporali o comunque della pioggia. Così sono le previsioni sulla parte centrale del Piemonte. Onestamente ne farei anche a Sandro meno. Romano, buongiorno a te e buongiorno a Serena Tettoni e ad Benvenuti. Andrea Scotto. Benvenuti, io non ho ancora. Allora, ho alzato tutti i volumi, meglio abbassare un po' perché prima ho fatto dei pasticcetti. Hai fatto dei Intanto, pasticcetti prima dove? pagina del Corriere della Sera. Bene. La stampa. E Allora, non devo ancora connettermi, fai pure, che no, devo. no, se hai dei problemi, No, tanto. scusate. Roberto Carbone, buongiorno anche a te, ci saluta e ci fa Buongiorno, piacere. buongiorno a tutti. Buongiorno proprio a Intanto. tutti. Allora, oggi inizia la maturità e quindi auguri a tutti i nostri giovani amici o i figli dei nostri amici Sì. o i nipoti dei nostri amici, insomma. Sì, ormai sì. I nostri nipoti In ormai culo alla grandi, no? balena, in culo alla balena. Si dice così. No. Vabbè, bocca al lupo. Ma no. Buongiorno Federico Castaldi, Viva il benvenuto, lupo! benvenuto Viva il lupo! su Instagram. Ecco. Facci sapere com'è l'audio, se si sente un po' meglio. Abbiamo Ecco. qualche. Abbiamo fatto un po' di guerra con i microfoni. Ok. Allora, Dunque. quindi la maturità ce la siamo tolta. E Beh, non tu ancora. a che ricordo hai della maturità? Hai un qualche ricordo, un bel ricordo, le sere prima? Studiato come un matto, No. no. Niente di particolare, no. Non è stato neanche particolarmente spaventoso, ho avuto più problemi in certi esami all'università, più paura, ma forse perché eravamo insieme, si scambiava le idee con i compagni, forse è stata una cosa almeno per me più convissuta con gli altri, tu? Io devo dirti che avevo un po' di timori, che poi si sono palesati nel momento in cui ho dato gli esami, cioè uno dei due scritti molto bene, l'altro un po' meno, per fortuna è andato male a tutta la classe, Ah, quindi. boh, allora ve la siete giocata. Buongiorno da Posillipo, Mariella Costa, E buongiorno Maurizio Bensi da Alessandria, ecco, buongiorno, benvenuti. buon martedì anche a Per lei è più bello perché te. da E beh, ma Posillipo pensa è. da Posillipo, scusa. Mercoledì è un po' meglio Mercoledì a Posillipo. è meglio di mercoledì da Alessandria, secondo Sei sicuro? me. Anch'io ho quella sensazione. Anch'io ho la stessa sensazione. Così Che. detto così. Ma. L'idea che abbiamo. Senti una cosa, ma se andassimo a casa di Mariella a fare la trasmissione, Beh, appunto. sul terrazzo, Appunto. bello lì. Anche nel garage, poi Anche nel facciamo garage. grazie. No, adesso Può nel di garage, essere no, dai. là, lo facciamo anche nel garage. Nel Poi garage. usciamo fuori come le talpe Vabbè. quando abbiamo finito. Allora. Due notizie principali. Prima, vabbè, solita dei vaccini, la seconda della fine della. Di sfida, di disputa tra Airbus e Boeing, quindi si arriva alla rimozione dei dazi che aveva posto buon Donaldo. Con cosa vuoi cominciare? Ma dal secondo che mi interessa un po' di Sì. più perché mi interessa per l'economia, per i nostri amici produttori di tutto, l'agroalimentare in primis che aveva avuto Eh dei sì, dazi sembra che i pesanti, vantaggi ne maggiori ne ricordo. avranno i vini e i formaggi, Esatto, ne perché ricordo sono un quella comparto. scena. Buongiorno Patrizia. Ma Patrizia chi? Garrone. No, vabbè. Beh, io lo vedo, io Solite preferenze. lo vedo. Vabbè, perché è molto amica mia. Va bene. Allora, Allora. quindi devo dire che questo passo indietro, buongiorno a Sergio e Buongiorno Anna. Anna, e questo passo indietro mi fa ben sperare.
no? Sì, sembra di sì, se qua la se Corriere dice che la coda è sull'Airbus ma non sui dazi, vabbè, comunque. Vabbè, intanto cerchiamo di rompere quello che era il contendere, no? Esatto, ricordiamo che il punto del contendere la materia riguardava la contestazione da parte dell'America di presunti aiuti di Stato Airbus, nei confronti di Airbus contro Boeing, quindi avrebbe passato la concorrenza all'Europa con degli aiuti illegali. Addirittura il WTO aveva autorizzato i dazi di Trump, quindi non è una cosa presa così alla leggera da loro. Ci ha danneggiato abbastanza, si parla di 9 miliardi e mezzo il valore di scambi che è interessato dall'eliminazione di questi dazi. Potrebbe essere un gran vantaggio. E comunque sembrerebbe uno spiraglio anche contro l'Italian Sounding, cosa che noi difendiamo e difendiamo a spada tratta, perché non si può avere dei prodotti contraffatti rispetto ai nostri prodotti di eccellenza, sì. No? Abbiamo un'eccellenza ben precisa che sono dati da tutto il nostro comparto agroalimentare, non solo, e veniamo copiati in modo proprio sì, pari, beh, abbiamo la qualità gli con un prodotto che rispetto alle nostre DOP è lontano, sì. Come lo lontano dice il scorto, mare per l'Umbria, sì, siamo anche noi contro quelle cose, e certo. Comunque colpiva anche l'acciaio dell'Europa, cioè tutto l'insieme di dazi che si erano succeduti da, ecco, però di questo Obama, passo Trump. Di questo passo non la prendono tanto bene i cinesi. Che avevano pensato alla via della seta, noi ne abbiamo parlato in tempi non sospetti qualche anno fa. Non so adesso, anche dopo che loro hanno acquistato parecchi porti anche in Europa, a Trieste è diventato un porto cinese. C'è tra l'altro una clausola nell'accordo sui dazi che prevede il contrasto all'ambizione cinese a costruire un settore dell'aviazione civile fuori dalle regole di mercato. Questo è l'accordo relativo a Boeing e Airbus. Comunque i cinesi sono sempre in mezzo. Xi Jinping ha intanto scatenato una serie di voli dimostrativi su Taiwan da parte di caccia per far vedere che loro non hanno paura di nessuno. No, certo. E di ieri la notizia appunto di questa sfida. Sono passati parecchi aerei. Sì, alcune decine, sì. Sì. È una sfida che lui ha dimostrato di voler intraprendere. La Cina è dura, non è una democrazia, quindi... Buongiorno Giovarossi, buongiorno e benvenuta. Buongiorno anche a te. E questa comunque è una cosa importante, è una rimodulazione dell'amministrazione di Sleepy Joe nel mondo, quindi nei rapporti mondiali di politici, quindi, e economici. Quindi abbiamo rinsaldato la NATO. Sì, quello sì, quello è vero. Quindi un direi passo avanti. Però. Abbiamo riposto Europa-America al centro dei rapporti internazionali, sì. Oggi Biden incontrerà Zio Vladi non fagli tanto male oggi, sì, dai. Per favore, è anziano, è una brava persona, poi si comporta bene, se perde il filo aiutalo, cioè, se... tra l'altro si incontrano a Ginevra che ha un remake, sì. È un remake storico perché già Gorbachev e Reagan si incontrarono proprio lì, in quella villa, nello stesso posto, sì. Non so di chi sia la proprietà, ma adesso una villa con quella di Olivola, con via Guasto Candiani. Sì, uguale. Infatti io pensavo che, dico, stai a vedere che si incontrano a Villa Guazzo. Però hanno l'Italia fa parte della NATO un po'. Eh sì, è quello che è un po'. Tra l'altro ricordo il 4 di luglio alle 7, alle 18.30 ci sarà
In Bella Italia lo speciale subito a Guazzo Candiani a Olivola, quindi tac, tanta roba, ragazzi, tac. Quando ci mettiamo qualcosa otteniamo. Comunque, dice Sassoli, presidente del Parlamento, l'Atlantico è tornato al centro della scena e il patto commerciale non è più un sogno. Sostanzialmente confermo quello che dice Riccardo, cioè che questa settimana, questo fine settimana ha messo a posto alcuni rapporti tra l'Europa e l'America. Ha riposto una centralità, insomma, sì, una centralità. Sì, sì. Se pensiamo che il primo viaggio di Donaldo era stato nei confronti dell'Arabia Saudita, e invece pensiamo che il primo viaggio di Biden è verso l'Europa e l'incontro col G7, insomma. Sì, vabbè, ma anche la dice lunga. Trump su. È anche un po' così. Comunque, i dati degli ultimi anni, parliamo quindi già del 2020, l'Europa ha aumentato le importazioni dalla Cina del 5,6%, mentre ha diminuito le importazioni dagli Stati Uniti del 8,2%. Del 13%, mentre le esportazioni sono diminuite dell'8,2%, quindi c'è da ribaltare i rapporti di forza. Da una parte aumenta, dall'altra diminuisce. L'eliminazione di questi dazi probabilmente riporterà un equilibrio. Speriamo, un pochino. Speriamo. Più. L'altra cosa fondamentale è che anche in Italia è nata l'Agenzia per la Cyber Security, e questo proprio in una visione di nuovo globale dove tutti i paesi si stanno organizzando per avere questa difesa che è poi in fondo le basi della terza guerra che è diventata tecnologica e non più, quindi più guerreggiata, ecco. Non, sì, perché che però potrebbe fare più danni ancora, perché sai, certo. Eliminare la corrente elettrica da una nazione sapete che c'è un danno mica da ridere, certo. E ormai possono fare anche quello, perché tutto è pilotato dai computer, si può ottenere tanto con poco. E tra l'altro l'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza è voluta da Colau perché dice che le amministrazioni pubbliche sono collaborando, sì, come protezione. Complimentoni, complimentoni. Complimentoni, sì, ma c'era Conte come presidente. No, ma lascia perdere chi c'era, ma no, voglio dire, complimentoni a tutti quelli prima, voglio dire. Sì, sì, comunque sempre il PD che negli ultimi 15 anni ha governato per 11 anni, lo ricordo sempre, ecco. Perché... Vorrei leggerti Slippy Joe si porta la badante, sì, perché lo prenderà sotto braccio, lo ma lascia perdere. Gilla è una bella donna, e... sì, anche la scritta sulla anche una donna di pace, sì, no? poi ha ragione, lo orienta, lo porta dove allora viene. io vorrei semplicemente dire che mi è piaciuto in modo particolare Iena è il trafiletto sarcastico che c'è sulla stampa tutti i giorni, e ci dice: gli elettori del PD si fidano più di Giorgia Meloni che di Matteo Renzi. La notizia sarebbe clamorosa se non si trattasse di Renzi. No, Renzi non si può fidare mai. Allora, voglio invece che tu dia, faccia vedere ai nostri amici, sì, questo bellissimo primo piano dei due, sì, un bel rapporto tra i due. Allora, ecco, tutti e due con i Ray-Ban. Teoricamente contendenti, là. Eh? Teoricamente contendenti. Hanno tutte e due la stessa fronte. Sì. Più o meno lo stesso naso. Zio Vlad è molto più bello. Sì. Sì, non ha una ruga, non ha... Poi Zio Vlad è anche più vecchio, mi sa. Zio Vlad... No, molto più giovane. No, sì, scusa, volevo dire... Sì, beh, molto più giovane. Biden... Sai, anche il Botulino gli ha fatto bene, è proprio bello. E ci ha messo un mese a congratularsi per la vittoria di Sleepy Joe alle elezioni. Vabbè. Non è proprio veloce, sembra. E si era beccato del kill e si è difeso l'altro giorno in televisione dicendo che le accuse su di loro sono infondate. Mentre Sleepy ha parlato di Vladi e ha detto che lui pensa che sia un assassino, cominciamo bene, ecco, sì. Ed è più debole di quello che pare,
non credo abbia un'anima. Questa affermazione non è male. Zio Vladi, sì, che è buono come il pane. Lo sto guardando negli occhi e non credo che lei abbia un'anima. La sto guardando negli occhi e non credo che lei abbia un'anima. Vabbè, questo è. Ma Vladi. 26 gradi già al mattino quest'ora da Patrizia Garrone. Mamma mia. Ad Amametta, ma qui ce n'è 21, quindi. No, 26 sono tanti. Ma no. È obbligato ad andare in spiaggia oggi? No. No, deve andare a praticare il golf per i prossimi campionati. Ma deve andare presto, poi. Hanno i campionati del console, eh? Ah, il console ha organizzato. E i campionati. Con tutti gli altri. Con tutti gli altri consoli e lei non può mica fare quella che non sa. Sì, non sa usare i bastoncini. Anzi, se hai bisogno. Se vuoi, siamo disponibili. Sì, beh, io non no, so. Vabbè, ma per portare la sacca tua è benissimo. Ah, beh. Basta che non sia pesante, perché sai, l'età mi piega un po'. Vladi origine Veneto, che non sia pesante. Vladi è internazionale, cioè ha origini. Sì, Vladi ha origini venete. Intanto Consul ci saluta, buongiorno Consul, buon lavoro. Non si consumi troppo oggi perché abbiamo bisogno che lei sia sempre attivo. Direi che sui dazi e su fatti caddy, sì, io faccio caddy, sì. E parliamo allora dei vaccini, la polemica, comunque le discussioni maggiori in questi giorni in Italia riguardano il mix dei vaccini, cioè la seconda dose inoculata con un vaccino Pfizer o Moderna rispetto alla prima con AstraZeneca. Su Johnson & Johnson ci sono discussioni ancora più ampie, perché ricordiamo lì è vettore virale, ma c'è una sola inoculazione prevista, quindi comunque chi l'ha avuta è protetto. Quasi tutte le regioni hanno, praticamente tutte le regioni hanno accettato la vaccinazione eterologa. Il problema è che appunto mancavano le dosi di Pfizer e si stanno distribuendo le dosi di riserva pur di mantenere un livello di vaccinazioni sempre elevato. Certo, scusa un attimo, perché? Ricompare Michael, buongiorno. Michael, buongiorno. Allora, sta viaggiando per presentare Rode Carotte. Sì, è andato in giro a fare le presentazioni anche nelle Marche. È andato nelle Marche? Nelle Marche si è trovato bene. Immagino, è un bel posto. L'hanno trattato bene, eccetera. Rode Carotte ha avuto un successo clamoroso. La fragranza primavera estate, penso anch'io. Mamma mia, un successone! Sì, più dolce, più aromatico. Sì. Sapeva anche di erba, di fieno. Detto così sembra suona male. Fieno. Allora, okay. Se ci dici anche quando pensi di tornare a lavorare, perché adesso c'è un limite a tutto, no? Sarebbe bello, sì. Intanto, parlando del vaccino, è tutto pronto per il Green Pass, si potrà chiedere anche dal medico, non sarà richiesto in hotel e ristoranti, verrà richiesto in altre. Per esempio, se uno fa un matrimonio, come va a finire? Il matrimonio deve avere il Green Pass comunque. Buongiorno ai nostri amici. Buongiorno. Ecco, il Mecchioni Caffè è attivissimo per la caffetteria, quindi venirci a trovare, ci sono anche delle persone nel deor fuori, poi dopo ci racconteranno anche il menù del mezzogiorno e della sera, che sono sempre. Ah, Michele Tesauro dice domani. Ah, domani torno a lavorare? Con calma. Domani. Buongiorno Giorgio, ripeto. Ciao Giorgio, buongiorno. E quindi queste sono un po' le notizie. Il problema più grosso, come dicevamo e come si sapeva, è quello del numero di vaccini disponibili. Parla il generale Figliuolo di 54 milioni di dosi che dovrebbero arrivare entro settembre. Non le abbiamo ancora viste. Però sembra che arrivino, che adesso da questa settimana cominciano le inoculazioni nelle farmacie, che sembra che la rimodulazione della distribuzione delle dosi sia in funzione, comunque efficace. Hanno atteso tutti un giorno o due e adesso si stanno rimettendo a vaccinare velocemente.
Stiamo crescendo. È importante la doppia vaccinazione perché si è capito. Come doppia? Come chiamo? Ah. Perché si è capito dall'Inghilterra che la protezione sia solo ampia con la doppia vaccinazione, con richiamo, mentre la singola vaccinazione, quella che si era lanciata in grande stile in Inghilterra, non protegge contro la variante Delta, contro altre varianti protegge, e la doppia vaccinazione protegge anche contro quella. Per cui andiamo avanti più velocemente possibile. No, siccome quando tu parlavi di doppia vaccinazione, io per un attimo ho pensato che bisognasse fare AstraZeneca e Pfizer, tutte e due le dosi per ognuno. Anche il richiamo. Certo. No, sai quei momenti in cui, siccome qui ne sparano tante, sì. Una più, una meno, anche la tua ci stava, ecco, voglio dire. Sì. No, adesso allora, sembra che... Però io ti faccio una domanda, che mi sono posto un po' in questi giorni. Si sono ammassati per la festa dell'Inter a Milano, esatto. E non è successo niente. Quasi niente. No? Napoli sono già ammassati per la morte di Maradona. E non è successo quasi niente. Quindi il contagio dove va? Nei posti chiusi. Sì, esatto. Allora mi sembra di poter dire che le aule, tutti i posti chiusi, i supermercati, i mezzi di trasporto, eccetera, sicuro. Cioè sono grandissimi vettori di contagio. Di contagio. Ma quello lo dicevamo già quando c'era la pandemia scatenata, quando il tuo ministro De Micheli diceva che sui mezzi pubblici non ci si contagia. Anche perché? No, perché il mio ministro? Ma scusi, ma perché lei mi deve sempre offendere? Lei mi deve spiegare, perché vuole offendere? Lei vuole offendermi? Beh, è il tuo governo. No. È il governo italiano. Allora, lei non è italiano? Io no, sono apolide. No, lei è italianissimo, mio caro amico. Sono apolide. Comunque, l'intervista all'ennesimo esperto che dice che il sistema... sicuro e più potente, la doppia inoculazione con serie diverse dovrebbe stimolare in maniera più forte il sistema immunitario. Alziamo le mani e facciano quello che vogliono. Intanto, ecco, io vorrei dirti che c'è un grande grido d'allarme. Mancano i medici. Anche. E qui o si mettono a pagarle di più o sarà un bel problema. Abbiamo anche il problema delle università, delle facoltà di medicina nelle quali... A numero chiuso, e qui... E non si riesce a accedere, perché comunque se una brava ragazza magari non segue il calcio e va in un... ho letto i test di ammissione, a volte sono delle domande sul calcio. Cioè il calcio nelle ossa? No, il calcio è proprio calcio sportivo. Ci sono anche delle domande che ha vinto il campionato, dove gioca Ronaldo... perché non fanno i test parlando di medicina, ci sono anche all'interno dell'insieme dei test delle domande di cultura generale, ma che ci azzeccano? Per non dire che poi la Libia è al posto del Libano. Beh, un medico può anche dirlo, Gigino no, perché lui, a parte che lui non lo dice, perché lui sa. Of Maio. Perché lui ha studiato, lui in cosa ha lavorato Gigino? Però, Gigino in cosa lavorate? Niente. Come niente? Non l'ha finita. Ma dai. Non l'ha finita? Ma figurati, è ministro degli esteri. Ma non l'ha finita. Ma no, è bravo, guarda che E lui si è molto impegnato, ma non l'ha finita. Ah, ok. Mi spiace. Comunque, i medici sono un grande problema, fra 6 anni, 15 milioni di pazienti scoperti. Non ma so. Ma non li pagano poco, ma... Ma infatti non mi sembrava. No, quello 3,5 euro al mese per ogni paziente che hanno in carica, quindi i massimalisti mi sembra che possono averne 1.000 o 1.500. Ecco, che... mentre sono stati vaccinati molto bene gli over 80 e gli over 70, con numeri altissimi, sì. Gli over 60... Ma si rifiutano anche loro tanti, eh? Eh? Leggevo che tanti si rifiutano. Come possiamo convincerli? Convincerli? Beh, io un sistema la vai.
Basterebbe emanare una norma per cui chi non è vaccinato, chi non è vaccinato, che ha rifiutato la vaccinazione, in caso di malattia si paga le cure. Vedreste che andavano tutti subito a vaccinarsi. Sì, eh? Quello è sicuro, eh? Allora, ci dice... Sì, è vero. Sì, do ragione. Barone del Sacro Romano Impero. No, Barone di Francia. Allora io vorrei... Però il Sacro Romano Impero, poi ti spiego, Andrea, c'entra. Sì. C'entra sempre. Allora, quello che io voglio dire è che... Parlando dei test, anche Andrea... Ma sì, ma tutti i test... I test per gli insegnanti, che è una roba che non c'entra nulla con la scuola. Certo. In effetti è assurdo. Questa è la chiara dimostrazione di come funziona, no? Sì. Non puoi continuare a chiedere delle cose e poi ottenerne delle altre, no? No, poi comunque fare delle domande di calcio per chiedere di diventare medico mi sembra sia abbastanza poco importante. Comunque ci sono già, diciamo prima, la nuova variante, 81 positivi alla nuova variante in Lombardia. Ma perché non l'hanno chiamata variante India? Non lo so, anche l'ha modificato il nome. Indiana, Delta. Perché Delta? Può darsi che l'India si sia arrabbiata. Beh, però vedi, hanno cambiato il nome a tutte le varianti. Variante Alfa è l'ex inglese, Gamma è l'ex brasiliana, Delta stanno dando le lettere greche. Sì, Alfa, Gamma, Delta, sì, le lettere greche a ogni variante che si sussegue per non dare una connotazione. Buongiorno Flavio, benvenuto. Flavio, ciao, buongiorno. Vaccini ci proteggono, qua, ecco, cioè, la pagina 4 comunque c'è un'analisi su quello che si sa della nuova variante. E dicono che i positivi alla Delta, dice che il 70% dei casi del Delta si è verificato in persone non vaccinate, quindi siamo già certo. In Piemonte c'è, proprio a risposta di quello che dicevamo prima, c'è 1 milione di ritardatari, insomma, sì, ma tanti preoccupano le varianti, giustamente, ma perché? Se non mettiamo in sicurezza e non c'è niente da fare, poi potrete dire serve di più, serve di meno, eccetera, ma comunque non possiamo andare avanti sempre con un principio che non è sostenibile. Come la Cina vuol mica far arrabbiare l'India, sì, ma penso che sia poi quello, la lamentela da parte delle varie nazioni a essere affiancate a una variante... del virus. Intanto si parla, sì. Pagina 6 del Corriere della Sera, si parla di turismo, ottima cosa. Allora, un attimo solo, prego, perché nel momento che si parla di turismo e siccome il turista non vuol pensieri, esatto. Buongiorno. Esatto. Caffè del Fanciotto, l'unico caffè che porta bene anche i turisti. Tac! Porta bene. Porta bene. Mi piace. Allora, bene, bene. I turisti che magari vengono in Alessandria o vengono in Italia, soprattutto in Alessandria, a assaggiare il menù dei due buoi. Vengono in Alessandria a assaggiare il menù dei due buoi. Quanto di meglio si possa trovare in Alessandria, c'è il menù bistro in questo momento disponibile, andate in via Cavour. Ma proprio sicuri, eh? Sicuri. C'è anche il garden, quindi si può mangiare anche all'aperto se si vuole, o all'interno con l'aria condizionata se si avesse caldo, e due buoi è... Beh, è una certezza. Assolutamente. È una certezza, come una certezza è la bottega della carne piemontese. Assolutamente, con i suoi prodotti meravigliosi, sì. Meravigliosi prodotti per l'estate, per le grigliate. Esatto. Tutta la c'è tutta la carne della razza piemontese. Certo. Solo razza piemontese. Per forza. Qual è la filiera, da dove arriva, sappiamo che chi alleva quegli animali è veramente affidabile, per cui potete andare. Noi lo conosciamo. Il collegamento tra i due buoi e la bottega della carne piemontese, perché la bottega della carne piemontese fornisce anche il prodotto ai due buoi, quindi la qualità, certo, non si discute, mentre la Coltellera Boido fornisce gli accessori alla brigata di cucina. Ecco, per esempio, quando tu ti fai un bel barbecue, sì, barbecue, sì. Intanto se vuoi un barbecue da casa,
la coltellaria Boydo. C'è, assolutamente. Poi hai tutte le pinze, pinzette, tutto quello che ti serve per il barbecue. Assolutamente. I coltelli. Poi hai tutti i coltelli per tagliare la carne, per tutto quello che, esatto, insomma. Quello che volete, poi ci sono anche gli accessori per, poi ci sono, affettare la verdura, magari se a me piace la carne prendo quella verdura con una bella insalata. Dice, ma mi faccio due verdure grigliate. Esatto. Track. E quella hai, puoi fartene tranquillamente perché loro sono bravi anche in quello. Coltelleria Boydo in via San Lorenzo d'Alessandria oppure www.coltelleriaboydo.it su Instagram. Anche perché da qualche giorno è iniziata la festa del barbecue. La festa del barbecue, sì, sì. Col no, tempo bello. Col tempo bello. Vanno così, come si buongiorno, 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 buongiorno. Oggi abbiamo Clementina che ci viene, eccoci qua, a portare il caffè. Benvenuta. Ecco. Benvenuta. Clementina la trovate solo al Mecchioni Caffè in via Kenna ad Alessandria. E quando venite qui in via Kenna e vedete Clementina, cosa le chiedete da mangiare? Io vi proporrei una tagliata di Black Angus. Con verdura arrosto. Bene. Ristretto di vino rosso e lamponi. E salsa di pecorino arancione. Vedi la differenza proprio. Cioè, scusa. Perché io faccio un po' fatica, sono anziano. Sì, sì. Ci arriva tardi. Allora, sì. Vuoi ripetermelo un attimo? Certo. Tagliata di Black Angus con verdura arrosto. Rosto. Ristretto di vino rosso e lamponi. Sì. E salsa di peperoni arrosto. Mamma mia, che cioè, spettacolo! Tutto insieme. Il piatto è sempre. Il piatto di Clementina, certo. Oggi è cambiato. Oggi sì. Senti, ma ieri com'è andato? Sei andata. Hai finito tutti? Tutte le calamarate. Vedi? 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 Allora, c'è chi dice che non è vero. Col camion frigo che veniva prima era tutto di Black Angus perché lei aveva deciso di proporre Black Angus. Esatto. Quindi ragazzi, oggi si mangia carne, tanto siamo oggi carne, mercoledì, si può fare di mangiare un po' di carne. Il piatto è quello di Clementina, ricordate. Sì. Che magari sarà anche in grado di consigliarvi un bicchiere di vino insieme se volete, certo, o una buona birra, perché anche qui si può avere delle ottime birre, dipende se avete caldo, se avete gusto. Comunque dalla mezza alle 3 per il pranzo, dalle 6 per l'aperitivo e a seguire la cena. Certo. Eh? Grazie. Grazie. Mi porti poi solo un tacco per favore. Io volevo farti vedere quanto sei bello, ma la telecamera ti riprende un po' solo in alto. Perché bello sì, bello. Anche perché lui frequenta Acco Sport per la sua forma fisica. Vedete che è una forma fisica strepitosa. Strepitosa. Allora, ultimamente abbiamo fatto due nuove specialità. Oltre il padel, sì, oltre il padel, abbiamo l'arrampicata. Via, sempre all'angolo di via Pontida c'è sì, sempre tecnico. Lì. Sempre lì, tu ti metti lì. Il negozio tecnico, perché per avere questa linea. Sì, per partecipare. Guarda, vedo, guarda la linea. Vedo. No? Bella, sì. Allora, e quindi. Snello fino in fondo. E comunque ci sono due negozi, uno più modaiolo, più athleisure. Ecco, lei per esempio ha già visto dei pezzi dei da non da perdere? Bagno. Ci sono dei costumi da bagno meravigliosi anche da uomo. Ah sì? Assolutamente. È già andato a fare la prova già, costume? Già andato a vedere, ho mostrato il mio fisico tornito e... Suo fisico, scusi? Cosa sarebbe il fisico? No, mi spieghi cosa vuol dire il fisico tornito per lei? Dove ci sono no, i muscoli. Ragazzi, siamo giusto. Su scherzi a parte, andiamo avanti. I muscoli appunto giusto, no? Cioè... Muscoli. E comunque ci sono due negozi, uno più modaiolo, comunque più con l'abbigliamento sportivo e uno più tecnico, ovviamente con le attrezzature e gli attrezzi adeguati per ogni tipo di sport, quelli più diffusi, dall'arrampicata al tennis, alla corsa e a tante altre che vi possono interessare. Ricordiamo in Piazza Genova, praticamente all'angolo con via Pontida. E ricordiamo ancora che per chi è molto sportivo come Riccardo, un'auto sportiva è sicuramente rintracciabile nel catalogo Nissan, Hyundai o Volvo della Resica Spinetta Marengo. Ah, la grande! Hanno dei modelli meravigliosi, vedendo delle Hyundai passare, nuove linee. Volvo sta realizzando una nuova XC60 con un upgrade tecnologico pazzesco. Quindi andate da loro, vedrete veramente delle novità. Tra l'altro tutto garantito, tutto sanificato. Non ci sono problemi, non ci sono rischi a andare nel loro salone.
E per loro vale il concetto della salute prima di tutto. No. Lo stesso concetto che vale anche quando vai nella cantina di Fontanile. Sì, sì. Anche lì è tutto sanificato, tutto, tutto sanificato, a posto. Si può assaggiare, nella sala degustazione è ampia, molto ampia, quindi non c'è rischio, non c'è rischio di assembramenti, anche se posti in tanti. E trovate dei prodotti eccezionali, vini di tutti i colori, bianchi, rossi, verdi e blu, dei rosati che sono uno spettacolo, sia bollicine che fermi, ci sono anche dei vini dolci, dei moscati o vini dei secchi ottenuti da... Come dei secchi? Ah, vini fermi si dice, non no, secchi. Secchi, cioè l'acqui è un secco, ah, non è dolce. Non è dolce, scusa. È dry. Dai, allora sì, vabbè, adesso tu che sei. Vabbè, lui è anglofono. Eh no, è appassionato, appassionato. Appassionato. Un misero appassionato. Un misero appassionato. Ieri mi hanno di nuovo chiamato in altre due room. Oh, sì, sì, immagino. Ma è che lì non ti possono dire quanto sei bello, so di chiamerebbero ancora più spesso. Sì, sì, basta la mia foto iniziale. Ah, ok, perfetto. Comunque, la buona notizia è che tornano gli stranieri, le presenze su del 15%, sembra che nell'estate in alcune zone ci sia un pieno già previsto, già prenotato. Bene, noi siamo molto contenti perché gli italiani stanno rimanendo in Italia. Visto anche le difficoltà che leggevamo ieri per poter accedere alle varie accedere, nazioni. Gli stranieri stanno arrivando, sì. Certo, non come si vorrebbe, non nei quantitativi, sì, pre-Covid, però... Bernardo Bocca, il presidente del Federalberghi, dice che siamo ancora sotto del 50% sul 2019, però adesso diamo tempo a tutti di muoversi, comunque non c'è lo sblocco completo dei viaggi tra le nazioni, bisogna avere le vaccinazioni e tutto, quindi non è ancora tutto facile, però le notizie sono incoraggianti. E notizia anche interessante, KPMG per esempio e anche Amazon sembra ha deciso che se i dirigenti possono andare a pranzo tra di loro per lavorare possono anche tornare in ufficio, quindi stanno piano piano abolendo lo smart working. Anche Amazon dice che bisogna andare in ufficio almeno 3 giorni su 5, quindi si sta tornando forse un po' alla normalità anche nel lavoro. Certo. Non sarebbe una brutta cosa, abbiamo bisogno di normalità, di vivere tranquillamente. Lasciare perdere il discorso di... No, io vorrei dire che invece ieri è andata a buon fine la raccolta dei primi 20 miliardi di Eurobond. Eurobond, c'è stata questa maxi domanda che ha portato addirittura ben 7 volte quello che era stato previsto. L'offerta. L'offerta, sì. Buongiorno. Sì, abbiamo il pubblico che circola nel bar. E c'è questa domanda, la raccolta sta crescendo, gli Eurobond saranno quelle che finanzieranno il New Generation EU, quindi questa attività importante di finanziamento che noi chiamiamo PNRR. La notizia dell'immigrazione che sta nuovamente crescendo in maniera altissima, ieri quasi 800 immigrati, oggi altri clandestini si aspettano per il bel tempo nel mare, si stanno fregando le mani ovviamente le cooperative che le assistono, perché 300 euro al giorno quando arrivano, più 35 euro al giorno quando sono, solo ieri si sono beccati 300.000 euro di nuovi contributi più quello che verrà costantemente, sì, non... che possono mantenere tanti personaggi, tanti dipendenti. Conte a Napoli, Conte comunque sta dicendo che col PD si fa, ma si può anche non fare, non è una cosa tanto così, mi sembra un po' strano. Letta e Conte continuano a dire che si vogliono bene, poi quando parlano separatamente si sparano addosso, sì, a palle incatenate. Buongiorno a Cristian Palmieri, alla nostra signora. Buongiorno Cristian, buongiorno. Noi ci vediamo sabato, Cristian, guarda che parlavamo di te ieri sera. Come sabato? Sabato c'è la reunion? La reunion tra docenti e che bello. Discenti, sì. Ah, che bello. Dove la fate? Mi sembra a Novi. A Villa Guazzo Candiani?
No, no, sono tutti di quella, di quell'area, andiamo da quelle parti. Ah. E quindi ci troveremo. Vabbè, peccato, avevate un'opportunità. Ma proporrò la prossima, la seconda puntata la faremo a Guazzo Candiani. Ecco, allora, adesso siamo ritornati alla politica politicata. Mm. No? Ti piace? Bella. Abbiamo Berlusconi che si è svegliato dal torpore. E. No, sì. E dice facciamo il partito unico, ma chi ci crede più? Ma no, no, ma di quello non ne parlavo, le minestre riscaldate, le cose così, non interessa poi nessuno. Meloni, ma poi la Meloni che continua a crescere, che interesse ha a mettersi con gli altri? Allora, la Meloni non ha interesse, Salvini neanche. Ma Salvini, boh. Brugnaro e Totti, men che meno. Sì. Interessa solo a lui, per non dire che è finito. No, o giù di lì, perché no, ma con i numeri nuovi, con i numeri nuovi che ci saranno in Parlamento, Leggevo ieri che il 5 Stelle da 327 mi sembra, parlamentari, nella prossima tornata sicuramente ne avrà solo 37, poi se le elezioni andranno bene ne avrà magari qualcuno in più. Quindi deve fare un po' di pulizia, e Conte sta decidendo chi sono gli eletti che potranno fare tre mandati invece di due, perché sapete che il loro mantra era solo due, perché uno vale uno, e sì, quando poi arrivano lì con quegli stipendi, se, uno vale, non vale più l'altro. Sì, comunque, ecco, sono usciti ieri, non so se avete visto, dei sondaggi corretti, perché quello di Ipsos era palesemente pagato dal PD, che lo dava al primo posto. Invece ieri la Ghislieri e altri sondaggisti hanno detto che no, effettivamente La Lega è la prima in assoluto, Fratelli d'Italia secondo, PD è terzo, con una bella discesa, vera discesa. Quindi vedremo, sapete che i sondaggi valgono quello che valgono, però danno la tendenza di quello che pensa la gente. Cioè, io proporrei di utilizzare, sì, come dato statistico la raccolta del 5 per 1000 per lo Stato. Leggevo ieri, ho visto la pubblicità che, nel quale lo Stato proponeva di devolvere il 5 per 1000 allo Stato proprio, e decidere a chi dare questi soldi della dichiarazione dei redditi. Sapete che si possono dare a istituti di ricerca, alla Chiesa, a altre istituzioni. Lo Stato lo chiede dicendo che si può scegliere anche a che attività darlo, per esempio mantenimento dei beni culturali. Ah, bello! Ottima cosa. Manutenzione del bene pubblico, ottima cosa. Bello. Oppure per favorire l'immigrazione, per agevolare l'immigrazione, comunque investire sull'immigrazione. Ragazzi, io userei questi dati per capire quanto veramente la gente è favorevole ai clandestini in Italia, perché non sarebbe una brutta cosa, non si utilizzerà mai perché comanda sempre PD, però qualcosa si potrebbe sapere. Io lascerei perdere l'Iran sulle elezioni, Zacchi, il compleanno in cella, vabbè, può capitare. Allora, nelle sfide dei sindaci, sia il centrodestra che il centrosinistra ha fatto un bel papocchio di confusioni. Sì, su Torino Torino ha vinto quello più lontano al 5 Stelle, adesso sì, cercano di recuperare. Su Roma Gualtieri, quindi dicono i 5 Stelle, dicono allora l'Appennino partecipa. Allora l'Appennino partecipa. Su Roma Gualtieri ha già detto che in caso di ballottaggio non accetterà i voti della Raggi. No, non avrà uomini. No. Non avrà uomini dei 5 Stelle in giunta, anche l'intervista. Ma chi vorrà. Anche l'intervista, lui non cercherà sì, i voti lui sì, dice quelli di Calenda. Esatto. Cerca i voti di Calenda. Cerca i voti di Calenda, che è già più organico a loro. Allora, anche lì siamo ben messi. Se uno vale uno, complimentoni per la prima uscita, no? Sì, no, c'è anche. Potrebbe però prendere. Zingaretti ha detto ieri che, per esempio, che è uno schifo che Roma sia piazzata così, dando la colpa alla Raggi. Quindi sì, questa è la campagna elettorale. Senti una cosa, ma se venisse dato l'attuale presidente di una società qui, un'associazione qui culturale alessandrina, venisse, noi abbiamo le elezioni il prossimo anno, no, ma venisse dato in prestito io penso che la vogliono tenere una risorsa per Alessandria.
Già candidato adesso, sindaco? Già adesso ho lavorato bene, ma vincerebbe mani basse. Vincerebbe mani basse. Le capacità si dimostrano, poi in effetti qualche dubbio dovrebbe... è riconoscibile perché è sempre senza mascherina, quindi se tu devi girare butteresti già. Poi una donna che è il PD, tra l'altro con il cambio a tutte le donne, quindi non so se lei sia di sinistra o di centrodestra, però intanto la pagliacciata di coloro che si inginocchiano contro il razzismo negli stadi ha modificato un po' la sua posizione. I francesi dopo le pressioni non si sono più inginocchiati prima della partita per evitare di fare delle figure su situazioni poco commendevoli. Abbiamo tre casi che la dicono lunga sulla nostra diplomazia internazionale. Abbiamo Gigino. Abbiamo Gigino. Allora, per quanto riguarda l'Egitto e Regeni non siamo arrivati a nessun punto, inizia oggi il processo in Italia, ma per quello che vale. Per quanto riguarda questo studente Zaki che studiava a Bologna, che voleva ritornare, eccetera, siamo punti a capo, non siamo riusciti a ottenere detenzione e non lo liberano quando ne fanno voglia. Il caso dei fucilieri è durato 9 anni, cioè 9 anni è una roba infinita. Li hanno arrestati, li hanno detenuti. E vorrei ricordare quando il presidente Monti rimandò indietro per correttezza. Sì, lui sì. No? E si dimise addirittura un ministro degli esteri e un ministro della difesa. Sì. No? Abbiamo chiuso il caso con la piccola mancia di 1.100.000 alle famiglie delle vittime, vivranno tutta la vita di questo e sono contenti così. In più sembra che arrivi alle famiglie delle vittime. No, il nostro dovrebbe andare perché altrimenti non chiudevano il caso. Ma sembra che arrivino alle famiglie delle vittime. Mandati sono stati mandati. Lo Stato comunque ha cancellato tutto e in più è stato imposto il segreto militare su quello che è successo quel giorno e sul processo. Il segreto militare? Sulla vicenda. Non mi suona bene, ecco. Non piace più. C'è qualcosa che non funziona. Il segreto militare su questa cosa, se noi siamo assolutamente italiani brava gente, non dovrebbe esserci. Però vabbè, non va bene così. Intanto c'è la rivolta in Liguria, 20 cantieri a corsia che portano a corsia unica l'autostrada. Come tutte le estati, pensavamo che fosse solo l'estate scorsa la De Micheli che non capiva niente, invece qua sembra che proprio si continui a martellare solo d'estate per impedire il turismo. Adesso la Liguria comincia un po' a innervosirsi. L'era dei sindaci, timori per la stagione turistica, autostrade, opere per la sicurezza, lo fanno adesso invece di farlo nell'inverno, mi sembra una cosa veramente intelligente. In più ancora polemiche sulle sere delle italiane, tutte le piazze, le tutele che mancano. Il sindaco di Jesolo ha fatto un appello perché tutti i sabato e domenica sera la spiaggia è piena di bottiglie di superalcolici, ragazzi che si picchiano nelle piazze principali, nel lungomare. In Alessandria ieri sera all'1:30 c'era una festa di ragazzine con le trombe proprio nel centro, all'1:30. Quindi direi che la situazione mi sembra abbastanza sfuggita di controllo, ma come dicevamo in passato, se poni le regole e non le fai rispettare, per più brutta figura che se non pone, cioè lasciali fare, almeno dici mi è scappata, ma c'è divieto di vendere alcolici di vendere bevande con bottiglie o contenitori di vetro e domenica mattina tutto il centro era pieno di cocci di bottiglie di vetro. Non si può bere, ragazzi, non si possono somministrare alcolici, sono quelli tutti ubriachi sotto i 18 anni. Non so. Ma tutto sommato non sarebbe meglio aprire le discoteche. Bravo. Soprattutto almeno quelle aperte. Là sono controllate. Quelle aperte sono controllate, hanno i loro bodyguard. Non entri se non hai un pass o un tampone, eccetera. Ai minorenni, perché comunque ne va la loro licenza.
Però niente, non si fa, venite in Piazzetta della Lega sabato sera, c'era nuovamente la discoteca all'aperto con bottiglie e gente che grida e si picchia. E adesso che non c'è neanche più il limite, guarda che non c'era, è come se non ci fosse lo stesso. Il limite notturno, io penso di nuovo che le 2-3 di notte chi abita in centro abbia bene che finito i suoi problemi. Allora, inizia la riconversione e tutto il nuovo progetto Stellantis. Ricordiamo che Stellantis è il gruppo che comprende anche Fiat e tutte le sue diramazioni. La svolta elettrica Melfi nel 2024, usciranno addirittura 4 modelli. Ridimensionamento di Grugliasco, sì, dove venivano fatti alcuni prodotti di nicchia, sì, e nonna. E la vernice tua, quindi insomma si va verso nuovi modelli e Forza Italia. In che senso? No, perché... Ma si sa che l'Italia verrà abbandonata da Peugeot, quindi sono... Allora, volevano già andare via prima, il Draghi li ha chiamati, gli ha detto che si sono beccati 6 miliardi e 2 con garanzia dello Stato per andare avanti nelle loro questioni, quindi prima di andare via è meglio che restituiscano i soldi. Allora adesso annunciano che fra 3-4 anni ci sarà una rivoluzione. Sì. Tu ci credi, sì? Agli agnelli? Ecco, è esattamente come... Entro il 2024 i primi 4 modelli. Il Polo avrà una capacità produttiva di 400.000 vetture l'anno, i sindacati un primo passo. Sì. Vabbè, allora, quindi... Italgas lancia investimenti in tutta Europa e guarda le gare allo sbarco in Grecia. 7 miliardi di investimento. WeBuild ha vinto il treno super 16 miliardi di dollari di investimento super veloce. Il Dallas Houston. Sì, ha detto che è il più grande reparto della storia di Salini in Pregilo, quindi WeBuild. Beh, ecco, ma miliardi, tanta roba. Lì è il famoso Houston, abbiamo un problema. Houston abbiamo un problema, può darsi. Intanto è una notizia interessante invece, niente rata dell'IMU per chi ha lo sfratto bloccato. Questa è una cosa finalmente... Che cosa? Per chi ha lo sfratto bloccato, quindi ha l'inquilino che magari non paga e non può mandare via, l'IMU non sarà dovuta pretesa per questa rata. Per questa rata è stata sopra. Ecco. Oh, una volta male. Un po' di... Meno male, di, un di, po' di... intelligente, mentre le imprese sono preoccupate per la proroga delle moratorie sui prestiti. Sapete che lo Stato era intervenuto per impedire alle banche di chiedere il rientro delle aziende che fossero in ritardo nelle rate, perché... così è, non lavorando non riesce a pagare le rate dei finanziamenti, il blocco sta per finire, probabilmente le banche sono già lì pronte a portare via tutto quello che uno ha, lo Stato potrebbe ancora intervenire, potrebbe essere, questo sarebbe interessante, molto, molto importante, più che il blocco dei licenziamenti, che se uno lavora non licenzierà mai, quello è. Devo dire che mi è piaciuto molto il CT della Nazionale che ieri ha scherzato con i giornalisti, quindi c'è un bel umore attorno alla squadra, speriamo, sì, che anche stasera in campo alle 21 contro la Svizzera questa allegria si trasformi poi in un risultato positivo, no? Perché poi è di questo, sì, che c'è bisogno. Il dubbio di tanti analisti è che l'Italia non ha mai giocato con una squadra di prima fascia, per cui riuscire a capire se effettivamente siamo bravi e belli e buoni o no, potrebbe essere un problema. Ma così vediamo cosa succederà. Domani. Abbiamo un arbitro russo. Gioca stasera o domani? Stasera alle 21. Con la Svizzera, quindi la Svizzera. Non è una squadra di prima fascia, però vincere, se non per il morale, potrebbe portare avanti nella possibilità di accedere agli ottavi di finale e non sarebbe neanche male. Ecco. Vediamo cosa succederà, la squadra è di buon umore. Mancini dicono che sia molto molto bravo a calmare, a tranquillizzare, a organizzare la squadra. Ma per adesso comunque le vittorie no, ci sono. Ieri si sono così, si è dilettato anche a dire che Banfi
è il suo mentore, quel famoso 555, sì. No? di vecchia memoria. Invece abbiamo visto una grande Francia e una Germania un po' titubante ieri sera. Sì. Insomma, la Germania non è diventata in partita praticamente. Mentre Mbappé va bene per correre 100 metri. Ronaldo, come al solito, ha fatto due gol. Sì. E supera Platini, insomma. Bravo, che diciamo. Ecco, una cosa che mi stupisce e mi sembra che sia proprio un'assurdità questa che si inginocchiano tutti nei campi di calcio, che le squadre di qualunque nazione, parliamo di Francia, Germania, Italia, addirittura in Svizzera, sono infarcite di persone non del colore proprio dell'etnia che rappresentano, cioè i francesi avevano metà della squadra di gente di pelle scura, in Svizzera Shakir Saka non hanno proprio un nome svizzero. No, questa è la dimostrazione che quando ma che non è necessario c'è integrazione nello sport, non è necessario fare quelle pagliacciate di inginocchiarsi, perché già lo sport, se sei bravo, emergi. E dove c'è una competizione diretta e sana non ci sono preclusioni, per cui mi sembra una cosa abbastanza così. Allora, a livello locale c'è un po' di preoccupazioni per la partita che invece i grigi avranno giovedì alle 18. Lì bisognerà adoperare tanta testa e tanto, perché il Padova tanto cuore. Ha dato la dimostrazione di essere più forte, almeno così. Là abbiamo pareggiato. Sì, però vincere dice un'altra cosa. Sì, perché qua se faccio solo un gol è doppio, quindi bisogna stare attenti anche in difesa a evitare, bisogna evitare un pareggio con un gol segnato da loro. Per cui vedremo come andrà la partita, come sarà. Intanto, se vogliamo parlare di calcio maggiore, come volevasi dimostrare, non si farà niente contro Real Madrid, Barcellona e Juventus, no. Ci faranno la Champions sicuramente, neanche un rilievo formale, quindi tante scene ovviamente per nulla, ma basta avere dei soldi e questo mi risolve il problema. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine della trasmissione, come tutte le mattine. Domani mattina avremo un ospite, nuovamente l'ospite del giovedì, il nostro prefetto. E vi ringraziamo di essere stati in tanti con noi, siete sicuramente tanti, vi devo ringraziare perché state crescendo in maniera veramente costante, malgrado la presenza di Riccardo. E ricordando che il turista non vuole pensieri, il ricco è ricco, e se volete farvi una bella giornata di mare potete andare all'outlet di Salavalle. Per i bambini, sì, c'è il parco del parco acquatico, nuovo parco acquatico. Questi non sanno più cosa fare per tentare di per attirare la gente. 7 milioni di euro di investimento per un parco acquatico. Noi ci vediamo domani. Buona giornata. Ciao.